Scoda come un toro infuriato e ha prestazioni da cardiopalma, ma non è una sportiva estrema. Ha una elegante carrozzeria a quattro porte, dimensioni abbondanti, raffinati fari a LED e originali fanali posteriori. Si tratta della BMW M6 Gran Coupé, acquattata su impressionanti cerchi di 20 pollici. Caratterizzato da una vasta e movimentata plancia in pelle bicolore, l'abitacolo ha un aspetto davvero raffinato. Le poltrone sono ben sagomate per trattenere il corpo in curva. Sopra la console spicca un monitor di 10,2 pollici, abbinato a un cruscotto completo e leggibile. L'effetto combinato della notevole potenza con il peso rilevante rendono impegnativa la M6 Gran Coupé nella guida sportiva. Per sfruttarla a fondo bisogna portarla in pista e se viene voglia di disinserire i controlli elettronici servono abilità ed esperienza per gestire le sue perentorie scodate. Esaltanti le prestazioni del 4004 V8 biturbo da ben 560 cavalli. Basta affondare il piede sul gas e si viene proiettati a 100 all'ora in appena 4 secondi e un decimo. E accelerando dai 200 orari la spinta è ancora fortissima. Peccato che a causa dell'avantreno nervoso, sui curvoni di lancio dell'anello di balocco non siamo riusciti ad andare oltre i 301,5 orari. Ma in un nuovo test sulle autostrade tedesche, nella trasferta che ci porterà al Nürburgring, abbiamo superato i 306 all'ora. La tabella mostra le brillanti prestazioni dell'auto con l'AM Drivers Package, che esclude l'autolimitazione della velocità massima. Stiamo per entrare nella mitica Nordschleife. C'è parecchio traffico e non sarà uno scherzo sfruttare a fondo i cavalli del V8 tedesco. Premiamo l'acceleratore a tavoletta e le marce finiscono in un attimo. Passiamo sotto il ponte Bilstein a oltre 170 km orari e alla prima curva in salita siamo già a 220 all'ora. Mentre ci avventiamo sulla prima serie di curve strette, ci rendiamo conto che l'auto, lunga oltre 5 metri, è tutt'altro che agile e pretende un notevole impegno. Con una decisa sterzata superiamo all'interno una vecchia BMW 320S e ci fiondiamo nella successiva sinuosa discesa. I rettilinei fra una curva e l'altra diventano brevissimi e dobbiamo impugnare il volante con forza per tenere la vettura in linea sul fondo sconnesso. Nonostante ci impegni parecchio, la velocità alla quale affrontiamo la serpentina dell'Hazenbach non è tanto elevata. Il sistema elettronico DSC, selezionato nella modalità intermedia, neutralizza con efficacia le perdite di aderenza. Superiamo una vecchia BMW serie 3 e dopo un paio di curve è la volta di una Opel Astra OPC. Sopportando qualche oscillazione di sterzo, ci beviamo d'un fiato la salita del Flugplatz. Sfioriamo i 220 orari. Sullo scollinamento la M6 si scompone, ma riusciamo a impostare in modo pulito la successiva doppia curva e a percorrerla sul filo dei 160 all'ora. Ne usciamo fortissimo con la spia del DSC che lampeggia e sfiliamo una vecchia Porsche 911 Targa. La spinta del motore sembra non finire mai e nel crinale dello Schwedenkreuz sfioriamo i 250 orari. Affrontiamo il curvone in contropendenza oltre 170 all'ora e al tornante dell'Arenberg arriviamo a ridosso di un nutrito gruppo di vetture. Nella discesa del Fuchsröhre siamo penalizzati dai sorpassi di una Volkswagen Polo GTI, di una vecchia Subaru Impresa STI e quindi di una tranquilla berlina Mercedes. Una KTM Crossbow ci fa da lepre mentre superiamo una Suzuki Swift Sport e una Renault Megane Coupé RS, ma non riusciamo ad andare oltre i 180 all'ora.
Al doppio rampino dell'Adenauer Forst ci avviciniamo alla KTM, ma raggiungiamo anche un altro gruppo di vetture. In progressione superiamo una Volkswagen Scirocco, una Porsche 911 GT3 e, dopo una Subaru Impresa, è la volta di una gialla Porsche 911 GT2, ma i sorpassi continuano a farci perdere tempo. Ora è una partita a due con la Crossbow. Nel tratto lento che inizia all'ottavo chilometro, la KTM sembra involarsi. È agilissima, mentre la BMW si scompone e fatichiamo a tenere il passo. Ma sappiamo bene come affrontare le tre critiche curve con fondo irregolare del Callenhard. Vedendoci arrivare con grinta, il pilota della KTM si butta tutto all'interno e noi lo sfiliamo all'esterno. Nel rampino più stretto del tracciato, prendiamo atto di tutti i limiti dovuti alla massa e alle dimensioni abbondanti dell'ammiraglia tedesca. Tiriamo seconda e terza nella discesa verso il ponte di Adenauer. Stacchiamo a circa 170 all'ora e fatichiamo un po' nell'inserimento in curva. Nel tratto veloce che si apre dopo il dosso in uscita, sfioriamo i 190. Una pestata decisa sui freni, potenti e tenaci, e ci beviamo il tornantone del Bergwerk. Fra 100 e 110 all'ora. Acceleriamo a fondo nel falsopiano del Klosterthal. La progressione dai 4500 giri schiaccia letteralmente contro lo schienale e si mantiene grintosa anche oltre i 7000. Dopo aver sfilato una Porsche 911 Cabrio, sverniciamo una Suzuki Swift Sport, ma entrambi i sorpassi ci costringono a togliere il piede dall'acceleratore. Arriviamo comunque a 210 all'ora, pur essendo costretti a decelerare ancora, mentre superiamo una vecchia Volkswagen Golf. La spia del DSC non smette di lampeggiare, innescata dai saltellamenti e dai tanti cavalli scaricati a terra. Aggrediamo a 150 all'ora un curvone da terza, ci asciughiamo una mano sui jeans e superiamo all'esterno una vecchia BMW Serie 3 Coupé. Bene appoggiati sulle gommone di generosa sezione, divoriamo una lunga curva a destra e dopo un breve rettilineo in salita entriamo nel carrousel. Percorriamo il tornantone in cemento con ampie correzioni di sterzo e qualche sobbalzo a circa 80 all'ora. Dopo il cartello del 14° chilometro, superiamo una Skoda Fabia e una Volkswagen Golf 5 R32. Entriamo così nel tratto finale, il più impegnativo per una vettura lunga e grossa come la M6. Sfiliamo anche una Volkswagen Golf 2 messa da pista. In questa parte del circuito le gobbe e i sobbalzi sono più frequenti. Impugniamo saldamente il volante cercando di non scomporre l'assetto guidando nella maniera più fluida. Se l'auto dovesse partire di coda in questo budello fasciato di guardrail, sarebbe davvero difficile riprenderla. Il lavoro di braccia è continuo, come pure il passaggio del piede destro dall'acceleratore al freno, con quello sinistro che si tiene ben puntato sull'appoggio in alluminio. Con un sole pieno negli occhi entriamo nella serie di curve in contropendenza dell'arena del Brünnchen. La spia del DSC continua minacciosa a lampeggiare. Inquadriamo un'auto di servizio in perlustrazione nella discesa del Pflanzgarten. Si tiene correttamente a destra e la superiamo all'esterno nella successiva doppia curva da raccordare.
Nel tratto veloce e sinuoso che si apre dopo un critico scollinamento, superiamo una BMW serie 3, raggiungiamo i 190 e impostiamo a 140 orari il curvone da terza piena a destra. Ci avventiamo sullo Schwalbenschwanz, il piccolo carousel, a circa 90 all'ora e poi via verso l'ultima doppia curva da raccordare. Dopo aver sorpassato una vecchia BMW serie 3, entriamo larghi nella prima curva del Galgenkopf. Dobbiamo superare una moto Naked che si tiene tutta a destra. Subito dopo stringiamo e percorriamo la seconda parte sul filo dei 140. Arriviamo sotto l'ultimo ponte a quasi 210 orari. Il tempo spuntato è da considerarsi davvero buono se mettiamo in bilancio le decine di secondi sprecate nei sorpassi.